Siamo a Sanremo. Abbiamo già vista, elegantissima, scendere quelle scale, ma un po' emozionata. Quindi sono contenta di averla con noi. Giuse Ferreri, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Eccoci qua. Mi confermi dopo la nottata? Mi confermi l'emozione di ieri sera? Sì, assolutamente sì. Il cuore a mille ci sta. Insomma, dai, un'attesa così lunga, un evento così importante, una scalinata impegnativa, una presentazione mozzafiato. Sono molto felice perché è stato veramente molto bello arrivare ieri su quel palco. Sì. E immagino soprattutto contenta di farci conoscere la tua miele, della quale vorrei ci parlassi, nel senso che ci dessi anche un tuo commento, con le parole, non solo con la voce, il canto e la musica. Sì, ma allora Miele alla fine vuole essere una canzone che lancia un messaggio passionale d'amore. Dedicato un po' a tutte le coppie che vivono sempre nella speranza del ritorno del grande amore, praticamente. Poi, insomma, adesso viene anche un po' meno a descriverla com'è tecnicamente, stilisticamente, perché una volta ascoltata ormai si è già svelata. Certo, ci sono queste atmosfere retro. E poi c'è anche la presenza di questo, l'utilizzo del megafono, non a caso, appunto, per poter arrivare, diciamo, a quelle sonorità vocali un po' come se uscissero da un vecchio grammofono. Il brano, comunque, per quanto malinconico e nostalgico, alla fine è sostenuto da un bel ritmo che non lo fa risultare, diciamo, la solita ballad tradizionale. E comunque continua questo grande amore con Tagage Ketra, insomma, ormai una famiglia. Cioè. Sì. È stato un nuovo esperimento che abbiamo voluto fare, appunto, perché contenti delle collaborazioni precedenti, non avevamo tutta questa grande intenzione di staccarci, visto che comunque ormai le collaborazioni andavano avanti da un po' di anni, per non risultare ripetitivi, però in realtà abbiamo pensato che poteva essere un qualcosa di nuovo, provare a lavorare su qualcosa di diverso, e Miele è stato un bellissimo esperimento. Devo dire che sì, anche anni fa, quando andai sul palco di Sanremo nel 2017, c'era già la loro firma su Fatalmente Male, però c'era anche quella di Roberto Casalino. Quindi diciamo che questo è un altro secondo esperimento. Voglio parafrasare un po' la presentazione di Amadeus di ieri sera, che ha detto che non c'è estate senza Giuse Ferreri, ma anche l'inverno è molto bello con lei. Ma tu questo lo trovi un pezzo invernale? Cioè, possiamo classificarlo così, se esiste una classificazione di questo tipo, o funzionerà anche d'estate? Ma guarda, secondo me in realtà Miele è un brano così sobrio, e secondo me è un brano che sta bene in qualsiasi stagione. Ovviamente il titolo Miele fa riferimento un po' più alle stagioni autunnali invernali, dove alla fine ci piace di più fare, insomma, uso, e io abuso di miele, perché fa bene. Però sì, devo dire, in realtà secondo me, più che pensare alle stagioni, con questa canzone mi fa venire invece in mente una parentesi dedicata a un momento della giornata, che potrebbe essere quello del tramonto, ma il tramonto in qualsiasi stagione, ecco. Perfetto. E volevo chiederti anche, siccome questo palco lo conosci bene, qual è la differenza, visto che ormai l'hai già calcato, rispetto agli anni precedenti? Più emozione, meno emozione, cioè consapevolezze diverse? Allora, l'emozione c'è sempre, e forse aumenta di più quando aumenta la consapevolezza. Ecco, perché se faccio il paragone con la prima volta, che era il 2011, con Il Mare Immenso, dentro di me avevo delle sensazioni totalmente differenti, e finita quell'edizione mi sono resa conto poi
di tantissime cose. Mi sentivo più incosciente, spavalda all'inizio, e poi insomma ho capito che cosa faceva quel palco. Da lì in poi è sempre stata una grande emozione, perché rientravo nei panni di capire che cosa sarebbe accaduto, no? Quello che ti senti dentro quando arriva quell'emozione molto forte. Si è sentita anche ieri sera, non lo posso negare, però vabbè, ci sta, poi l'importante fare in modo che l'esibizione riesca ugualmente. Sempre per tornare alla serata di ieri, siccome tu già avevi l'impegno di scendere le scale, stavi per interpretare il tuo brano e Amadeus poi ti ha detto: ma Bea sarà sveglia, starà guardando mamma, e che io da mamma ti dico, lì per lì mi avrebbe incasinato la vita, cioè sarei andata completamente nel pallone. Quindi già ti stimo, perché magari uno fa il focus, no, sulla canzone, sì, il brano, il pezzo, e ti riportano immediatamente invece un sentimento forte come quello, cioè, della sì, propria bimba a casa. Ti ha visto o non ti ha visto? Allora, no, innanzitutto volevo dire che invece mi ha alleggerito questa cosa, perché invece mi sono distaccata dal fatto che dovevo cantare, e mi ha portato invece in un pensiero familiare dove non stavo più pensando effettivamente all'esibizione. Devo dire, siccome io le mie reazioni sono sempre al contrario, devo dire che invece in questo caso mi ha fatto bene. E sì, ho scoperto poi dopo, mi ha mandato un messaggio Andrea, mi ha detto sì ti ha aspettata sveglia, ce l'ha fatta, e poi è andata subito a dormire. Sì. Fantastico, vedi, è molto, molto curioso. D'altronde, voglio dire, essere mamma non è universale, ma poi le sensazioni sono molto, molto diverse una dall'altra. Facciamo un salto storico e andiamocene a venerdì sera. A braccetto su quel palco sarai con un tuo amico, con Andy. Vorrei, sì, chiederti come mai la scelta della canzone, credo molto impegnativa, e ti chiedo anche se lo do per scontato, la scelta di chi ti accompagnerà in questo percorso, cioè nella serata delle cover. Sì, allora, il brano Io vivrò senza te l'ho scelto innanzitutto perché è un bellissimo brano del repertorio della musica italiana. Mi piace in particolar modo, un brano molto intenso, molto intimo, e volevo portare un brano che, per quanto malinconico, cioè è differente rispetto alla malinconia di Miele. Sono due tipi di racconti totalmente differenti tra loro, soprattutto anche musicalmente. E volevo portare un brano comunque distante da Miele, con un approccio sia musicale che vocale differente. E ho pensato Andy come grandissimo artista, ma soprattutto come grande musicista polistrumentista. Infatti non canterà con me duettando, perché secondo me il tipo di brano è così talmente intimo che qualsiasi tipo di duetto vocale distoglierebbe un po' dall'attenzione, da quello che è effettivamente il significato della canzone, molto intimo. Per cui Andy salirà sul palco con la sua postazione, con Mellotron synth, con il sax, e insomma si unirà già a quella che è stata l'idea di arrangiamento, appunto, dei musicisti che mi accompagnano solitamente sul palco, e con la produzione del mio album Enrico Brun, e poi anche il grande lavoro del maestro Enrico Melozzi, per incastrare poi alla fine parte di sonorità rock, classica, orchestrale, e quella anche più elettronica che arriverà appunto da Andy. Grazie mille per questa anticipazione, non vediamo l'ora di vedervi anche in questo tipo di arrangiamento, di esibizione insieme. Vorrei chiudere, ci provo ovviamente, se hai voglia di regalarci, non dico un pronostico, però un'impressione anche sulla serata di ieri, sui brani dei tuoi colleghi, per quello che hai potuto ascoltare, naturalmente, perché immagino che tra prove e quant'altro però ci sia una cosa un po' distratta. C'è qualcuno che ti ha colpito? C'è qualcuno che non vedevi l'ora di sentire? Sì, sarò sincera, perché ho visto soltanto i frammenti, i pezzettini, quando si sono esibiti tutti, per cui ho visto soltanto dei pezzettini delle canzoni. Per il poco che ho visto mi sono piaciuti molto Mahmoud e Blanco, e la grinta del rappresentante di lista, e Gianni Morandi, ma ripeto, ho visto dei frammenti e basta, per cui sinceramente non sono entrata proprio neanche nel capire bene le canzoni.
noi prenderemo, che mi è arrivato. Prendiamo questo commento assolutamente come parziale, come normale che sia, anche perché siamo poi tutti anche noi ai primi ascolti. Giusy, grazie mille per essere stata con noi, speriamo di riaverti magari nel corso di questa settimana, e in bocca al lupo in tutti i casi per le prossime serate. Viva il lupo, grazie molte. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie altrettanto.